Noi siamo una cooperativa di comunità che dà servizi in questo territorio e vogliamo portare l'attenzione sulla valorizzazione della biodiversità, cioè su come la valorizzazione della biodiversità possa diventare in qualche maniera un obiettivo, no, da porsi per un effettivo sviluppo anche economico, ma culturale e sociale del territorio. Sarebbe molto bello se il mondo della cultura in senso ampio riuscisse ad accompagnare i movimenti climatici in questa sfida, tanto per cominciare, comunicativa, perché credo che la sfida più grande individuale sia provare a mettersi in discussione, mentre la sfida più grande collettiva sia quella di provare a bucare delle bolle o quantomeno a espanderle, cioè parlare a un pubblico che non è sensibile, e non solo parlare a quel pubblico lì, ma saperlo coinvolgere. Invitiamo due artisti che ragionano su rapporto ambiente uomo, uomo ambiente, e due artisti che ragionano sul cambiamento climatico, proprio per confrontarci con loro e insomma riuscire a capire meglio quello che dobbiamo fare per costruire effettivamente prospettive qui, quindi dare delle possibilità alla comunità di aumentare e costruire economia, quindi dare effettivamente lavoro, però valorizzando la biodiversità. Questo vuol dire cambiare proprio prospettiva. Nigos negli ultimi anni ha assunto un ruolo particolare come il forse principale esponente di una letteratura particolarmente attenta alle tematiche ambientali e alle tematiche del cambiamento climatico. Lui ha nei suoi ultimi libri posto queste tematiche proprio al centro della sua opera, facendo in qualche modo una chiamata alle armi rispetto ai suoi colleghi, dicendo che questo è il problema principale della nostra epoca e che la letteratura in qualche modo non era mai riuscita davvero ad affrontarlo, e quindi domandandosi come questo può essere affrontato oggi. E i suoi ultimi libri sono, diciamo, diversi tentativi di rispondere a questa domanda. C'è un valore che condividiamo con Ghosh ed è quello del ridare il significato alla terra. Non terra intesa soltanto come mondo in cui viviamo tutti, terra come pianeta, ma anche la terra, cioè lo spazio che siamo stati chiamati ad occupare là dove siamo nati o che abbiamo scelto di abitare. Ghosh ha cercato in qualche modo di concretizzare nella sua stessa opera quello che lui dice nei suoi saggi, nei suoi scritti più teorici, cioè che l'unico modo per affrontare i cambiamenti ambientali, per affrontare il degrado ambientale, è imparare dai popoli indigeni, che sono quelli che sono riusciti per millenni a convivere con la terra senza distruggerla, insomma, ma trovando una qualche forma di equilibrio. Manca una lettura comune che unisca, per esempio, storia e natura. Quindi storia e natura credo che sia il nostro compito di riunire in una lettura significativa di una terra.